Terra Lucana vi è offerto da Provincia di Matera. Terra Lucana si è spostata a Irsina, un piccolo paese di 5.000 abitanti. Mi sto accingendo ad andare proprio nel centro storico, dove ci sta aspettando la nostra guida Maria. Andiamo a vedere. Siamo sul sagrato della cattedrale di Irsina e ci sta aspettando la nostra amica Maria. Ciao Maria! Ciao, ciao Giovanna, ben trovato a tutti. Come stai? Bene, bene. So che non siamo in due oggi, siamo in tre. Ebbene sì, ci sono novità, tra un bel po' saremo in tre. In tre. Anzi, siamo già in tre. Siamo già in tre. Allora, siamo qui vicino a questa bellissima cattedrale, ci vuoi spiegare? Bene, siamo in piazza Cattedrale, siamo alle spalle della nostra bellissima cattedrale, vedete a tre navate all'interno della quale sono conservati meravigliose opere d'arte. Io come al solito lo chiamo museo di opere d'arte perché conserviamo opere di un certo valore che vanno dall'arte rinascimentale veneta, dipinti di scuola napoletana del 600-700, alla cripta molto molto antica, al campanile romanico e gotico. E inoltre sappiamo tutti, è conservata anche la statua di Sant'Eufemia di Andrea Mantegna, artista rinascimentale, il più noto del Rinascimento italiano, al quale fu commissionato nel 1454 la scultura di Sant'Eufemia. Infatti ho visto proprio vicino alla porta di entrata, c'è proprio una scritta, città, paese... Città del Mantegna, e del quale appunto Sant'Eufemia è patrona. Siamo sull'altare maggiore della cattedrale, sotto a un bellissimo crocifisso che è una donazione, vero Maria? Sì, anche questo fa parte della donazione de Mabilia, arrivata ad Irsina nel 400 insieme alla scultura di Andrea Mantegna, e anche questa è un'opera meravigliosa, un pezzo unico che potrebbe appartenere alla scuola donatelliana. Perché? Perché nel 400 Donatello era a Padova con la sua scuola a realizzare l'altare del santo. Vediamo i capelli che tu prima mi dicevi che erano originali, sì, giusto? I capelli sono veri, come pure il panneggio inamidato e trattato come si tratta la cartapesta. Poi ci sono anche altre opere, vediamo qui a fianco la colonnina della Santa Croce, un altro reperto importante in Breccia di Verona, è stata conservata perché sul pulvino, sulla parte superiore del capitello, c'è l'iscrizione della donazione appunto de Mabilia del 1454.
Questo attesta l'importanza quindi della chiesa di Montepeloso nei secoli e dell'importanza che aveva per la città le opere d'arte, l'arte in generale. Io vedo anche tantissimi quadri del 600, giusto? Sì, ci sono tantissimi quadri del 600, l'artista più importante che li ha realizzati si chiama Andrea Miglionico, che ha lavorato a Napoli, si è spostato nell'Italia meridionale fino ad arrivare nel Salento a Lecce, passando nel suo viaggio si è fermato, ha scelto di fermarsi ad Irsina perché a lui sono state commissionate altre opere d'arte. E le vediamo in questa cattedrale e in altre chiese, sono conservate opere molto importanti, dall'Adorazione dei Magi alla Presentazione alla Vergine, alla Presentazione al Tempio. Qui ci sono i bambini con vestiti a maschera, con vestiti riciclati. La differenziata non è uno scherzo, i bambini ci lanciano un messaggio, vediamoli. Sono con Anna Lanza, responsabile di formazione e comunicazione per l'autorità d'ambito gestione rifiuti di Matera. Perfetto, allora sta per andare via, sta per iniziare questa sfilata. Questo evento importante per i bambini che vogliono lanciare un messaggio a noi grandi. E qual è questo messaggio? Partendo dal discorso che i bambini sono gli educatori, per cui sono coloro i quali ci insegnano i comportamenti, ci insegnano tutto quello che dovremmo fare per loro. L'insegnamento di oggi è proprio quello che il riciclo, la raccolta differenziata è fondamentale affinché loro possano trovare un mondo pulito, un mondo meritevole di tutto quello che noi spesso diciamo, cioè che per i nostri figli, per i nostri ragazzi daremmo veramente il mondo, ma un mondo pulito. Un mondo sicuramente più vivibile. E poi i bambini hanno deciso di sfilare con loro anche i genitori. Allora, rappresenti. Io sono il Claudino e rappresento lo strumento musicale per il riciclo. Gente, nonostante la pioggia, ecco, questo è un bambino che rappresenta il sole, giusto? Sì. Lei è la madre? Sì. Allora, nonostante la pioggia avete deciso comunque di sfilare? Sì. Bene. Tutta la gioia dei bambini. Infatti. Allora, signora, il suo figlio è questo qui? Come si chiama? Giuseppe. Giuseppe, di che cosa è vestito? Da Medusa. Da Medusa. Questa è una Medusa. Fatta con bottiglie, cannucce e una busta di plastica. Una busta di plastica. E cartoncino. Quindi questo messaggio che vogliamo dare, questo messaggio che i bambini vogliono dare a noi adulti, qual è? Di non inquinare. Di non inquinare il mare. Siamo nel comune di Irsina con l'assessore Eufemia Verrascina. Assessore al turismo, spettacolo, pubblica istruzione e altro. Però cosa pensa di questo messaggio che i bambini hanno voluto dare a noi grandi? È un messaggio molto importante perché la raccolta differenziata oramai è il futuro per tutti, quindi Irsina nel giro di un anno ha raggiunto quasi il 50%, 53% di raccolta differenziata, cosa che non succede in tutto il resto della provincia. In media siamo al 10% nella provincia di Matera, quindi vuole essere questo ad esempio anche per gli altri comuni che insomma raggiungere un obiettivo e partire proprio dall'infanzia, che sono i bambini, sono il futuro, è un messaggio per tutti. Bello, insomma. Forte. Bravo. Siamo nel comune di Irsina con il sindaco di Irsina, Raffaele Favale. Buonasera. Sì, buonasera anche a voi. Allora, grazie. Allora, come va qui il turismo? Parliamo un po' di Irsina come paese, quello che offre a noi viaggiatori, perché Terra Lucana è vista in tutta Italia. Bene, anzitutto noi accogliamo con grande calore i viaggiatori, visto che voi siete viaggiatori, vi accogliamo con grande calore ed entusiasmo, poi particolarmente qui questa sera, perché questa sera c'è questa festa per i bambini che abbiamo voluto organizzare nell'ambito delle iniziative del Carnevale, però con un significato particolare. Un bel messaggio. Il messaggio della raccolta differenziata. E colgo l'occasione per dire che il comune di Irsina, i nostri concittadini hanno iniziato la raccolta differenziata un anno fa,
siamo ad un anno, il primo marzo del 2010 è iniziato, quindi siamo ad un anno esatto, e oggi raccogliamo indifferenziata più del 50%, ed un grande risultato destinato ad aumentare facendo un'opera di sensibilizzazione come quella che stiamo facendo qui. Io ho visto un cartellone, io amo il mio paese, dicevano i bambini. E questa è la cosa più bella, e la cosa più bella poi, se detta dai bambini, assume un significato particolare che insomma ci entusiasma a lavorare, a fare sempre il meglio per la collettività. Il Sina è un paese storico e offre la possibilità al turista, a parte diciamo le strutture ricettive, ne abbiamo un bellissimo albergo, l'albergo di Villa Signoriello, poi abbiamo tanti ristoranti dove si può mangiare la cucina tipica locale, i prodotti tipici locali. Un piatto tipico, sindaco? Ma un piatto tipico locale può essere le famose, sono i piatti della Basilicata, pasta e ceci, pasta e rape, sono i piatti tipici dei contadini, molto semplici, i sapori ancora naturali di una campagna ancora diciamo così agli antipodi, ecco. Genuina, ecco il termine esatto, è genuina. Quindi il centro storico offre tantissime bellezze artistiche e quindi il visitatore può passare benissimo una giornata intera, la mattinata può visitare tutto il centro storico, la cattedrale, la chiesa di San Francesco con gli affreschi della cripta della cattedrale, la famosa statua di Santa Eufemia scolpita da Andrea Mantegna, le opere venete, e poi dopo il pranzo nel pomeriggio si può andare a fare una visita fuori dalle mura di Irsina visitando i bottini di Fontana Vecchia, che è un sistema di captazione delle acque dell'età romana, quindi si può entrare all'interno di questi cunicoli e si può vedere proprio come i romani, o diciamo così i nostri antenati, avevano ideato per fare questa fontana, per alimentare questa fontana che è monumentale e grandissima. Beh, io direi che ha dato un'ottima spiegazione, venite anche voi a Irsina perché è un bellissimo comune e poi la gente è veramente calorosa, io ho visto mamme, bambini, veramente eccezionali, grazie sindaco. Grazie a voi e vi aspettiamo al più presto, grazie. Nell'azienda agricola del signor Antonio Squicciarini, che è qui con noi. Salve, benvenuto in Terra Lucana. Grazie. Parliamo ovviamente dell'azienda che è la prima che dà un supporto di qualità, diciamo, per quel che riguarda la produzione del latte all'azienda Rugiada, quindi conosciamo meglio la sua. La mia azienda ha 40 anni di storia, è nata con pochi animali, però poi man mano sono cresciuti, nel senso che siamo stati costretti, per via del fatto che i prezzi del latte oggi sono troppo bassi, ad aumentare costantemente il numero degli animali. Dopodiché è diventato indispensabile andare anche sul mercato a piazzare i nostri prodotti, altrimenti non saremmo stati competitivi. E quindi 10 anni fa circa, il 2000, il 1999, abbiamo deciso di fare un nostro marchio per vendere la produzione della nostra azienda. Quindi è stato un sacrificio anche per noi questo fatto di investire per la trasformazione del latte in latte Rugiada. Però oggi abbiamo dei buoni risultati di mercato, perché i consumatori capiscono che è un nostro prodotto a chilometro zero, nel senso che viene prodotto qui nella Valle del Bradano e i nostri consumatori sono tutti nell'area della Basilicata, della provincia di Matera, della provincia di Potenza e i paesi limitrofi della Puglia. Vogliamo conoscere un po' qual è il significato della parola filiera. Intanto ci facciamo una passeggiata fra questi esemplari che sono straordinari, perché ci stanno accogliendo. Giustamente le mucche hanno un po' timore dell'uomo, quindi è già tanto che non ci stiano aggredendo. Parliamo quindi della filiera, che sì, è una produzione? È una produzione di latte, nel senso che noi mungiamo circa 400 animali in questa azienda, produciamo circa 100 quintali di latte al giorno, e
la nostra produzione viene tutta destinata alla produzione di latte alimentare rugiada, come le dicevo prima, e di altri prodotti della filiera. Come stavo dicendo prima, noi produciamo direttamente tutto il fabbisogno per l'alimentazione del bestiame nella nostra azienda, in quanto la nostra azienda è un'azienda di 250 ettari circa di terreni seminativi. Siamo nella Valle del Bradano, dove c'è anche la possibilità di irrigazione, e non riusciamo anche a produrci erba medica, silo mais o mais, cioè noi all'interno della nostra azienda produciamo il 90% del fabbisogno per l'alimentazione del nostro bestiame. E tra l'altro siete anche, con l'aiuto anche della tecnologia, siete diventati anche un'azienda ecosostenibile, perché come possiamo vedere anche alle nostre spalle ci sono dei pannelli solari che aiutano proprio l'azienda a rimanere in piedi, nel senso a produrre, a utilizzare l'energia elettrica fornita direttamente dal sole. Certo, noi 5 anni fa circa abbiamo anche deciso di fare questo passo nell'ecologia, nel senso che noi ci produciamo direttamente l'energia necessaria alla gestione della nostra azienda, e quindi abbiamo 150 kW di pannelli solari dislocati sui capannoni, dove li abbiamo messi in sostituzione dell'amianto, o anche come quelli che vede lì dietro, che sono a inseguimento, che inseguono il sole. Ci troviamo all'interno dei bottini qui sempre a Irsina, siamo coperte perché, spieghiamo ai nostri telespettatori del perché siamo coperte. Sì, perché abbiamo visto entrando dei pipistrelli e questa cosa insomma ci intimorisce un pochino. Allora ci siamo coperte. Allora spieghiamo un pochettino che cosa sono i bottini. I bottini in Contrada Fontana è un antico sistema di captazione delle acque, diciamo un antico acquedotto medievale che permetteva appunto la captazione, quindi di catturare le acque attraverso il sottosuolo di Monte Peloso, che è la roccia di Irsina, si chiama Puddinga appunto di Irsina, che permette, grazie proprio al fatto che è molto porosa, di catturare l'acqua, e attraverso delle calotte di captazione permette che queste acque vengano filtrate, incanalate in piccoli canaletti costruiti dall'uomo. L'acqua viene decantata in calotte di captazione e arriva fino alla monumentale fontana esterna del Settecento con 13 bocche, quindi permette che l'acqua esca dalle 13 bocche 24 ore su 24, quindi che ci sia un continuo afflusso di acqua. Perfetto, io ho visto anche fuori che c'è anche una vasca dove forse prima nei tempi antichi, non so, si abbeveravano gli animali oppure da quella vasca si poteva irrigare i campi. Esattamente, prima di tutto acqua potabile, quindi veniva usata quando ancora non c'era l'acquedotto su ad Irsina, veniva usata sia per come acqua da bere, ma veniva usata anche delle massaie per lavare i panni, piuttosto che per abbeverare gli animali o di irrigare i campi della zona circostante, perché questa è una zona molto fertile, essendo appunto ricca, ricchissima di acqua. Maria, ho notato che l'acqua è molto bassa, come mai? Perché? Perché c'è proprio sopra di noi c'è una torretta di areazione, questo permette il filtraggio dell'aria, quindi permette anche che l'acqua rimanga incanalata nel suo canale, a differenza di altri punti in cui la torretta è stata coperta, quindi l'acqua tende ad alzarsi e quindi si tende proprio a formarsi, proprio una sorta di laghetto dovuto proprio al non passaggio dell'aria. Poi vedo anche che c'è un sembrano dei fili, ma in realtà non sono fili. Ma in realtà è un'erba che cresce nel sottosuolo e che segue il passaggio dell'acqua.
sulle tue labbra cantano parole diverse. No, non muta il suono della libertà, non muta il gesto della lotta. Hai visto il popolo? Terra Lucana è a Ersina per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Siamo con il sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a Terra Lucana nelle nostre zone. Siete sempre benvenuti e grazie per l'attenzione che avete per noi, per la nostra terra, per questa bellissima città di Ersina, che voi vi siete anche innamorati di questa città. Oggi festeggiamo anche noi l'unità dell'Italia, l'Italia unita, quindi fra un po' ci sarà una cerimonia davanti alla caserma dei carabinieri e poi scenderemo al comune, lì ci sarà dopo i discorsi ufficiali da parte delle autorità, ci sarà una piccola commemorazione dell'incontro, del famoso incontro di Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele. Grazie. Allora, siamo sempre a Ersina, dopo una corsa con i nostri bersaglieri, sono con l'assessore Clemente, assessore alla? Cultura. Alla cultura. Allora, cosa le è sembrata questa giornata? Ha visto quanta gente assiepata a guardare i bersaglieri, questa sfilata bellissima, cosa ne pensa? Sì, innanzitutto è una bellissima giornata questa, perché anche la fanfara dei bersaglieri, che per la prima volta sfila ad Ersina, ha riscosso, stiamo vedendo un po'. Tantissimo successo. Tantissimo successo da parte della gente che, come avete potuto vedere, si è radunata dietro la fanfara così numerosa, quindi è una bella giornata di festa. La cosa bella è che tutti correvano. Sì, infatti correvamo tutti, anche noi, e quindi questo magari l'avevamo messo già in previsione, perché quando si chiamano i bersaglieri il passo è quello. È quello, è bellissimo, io la ringrazio. Prego. Allora, siamo con l'assessore alla provincia, al bilancio e alla programmazione, dottor Mimmo Smaldone. Allora, come le è sembrata questa giornata? Una giornata stupenda, al di fuori di ogni retorica. Credo che sia assolutamente vitale per l'intera Italia, per la patria, festeggiare questo 150° anniversario, che deve farci ricordare i sacrifici di quanti hanno lottato e hanno dato la loro vita perché l'Italia fosse unita. Naturalmente è un punto di inizio per continuare a percorrere la strada del riscatto della nostra patria, di procurare per i nostri giovani il lavoro che manca, per dare alle popolazioni, soprattutto del Mezzogiorno, una prospettiva e un futuro.
Il nostro viaggio a Irsina finisce qui, proprio di fronte alle bocche della fontana, con la nostra Maria che ci ha spiegato in tutto nei minimi particolari. E grazie. Grazie a voi. Come al solito ci vediamo alla prossima. Alla prossima sicuramente. Se volete visionare tutte le nostre puntate potete farlo contattando il portale www.terralucana.it su Facebook e YouTube.